Bene. Andiamo. Andiamo. Donnamo. Dove cazzo devo andare? Boh. Di qua. Di qua. Muoviti. Dove stiamo andando? Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Magari un minuto. Dov'è che devo salire io qua? Fammi capire. Qua? Boh. Dove cazzo la devo mettere sto cazzo di bidone? E non è neanche qua. E allora è lì. Se scale non sono sicuro. Vediamo. Ragazzi, sono un po' lento, sono un po'... no, non me lo fa più usare. Dai, vieni. Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale. A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marin per te? Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere.
Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Eccoci qui. Che stai facendo? Mi ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ah, si ricorda della figlia. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Super, super noir, super, super noir. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Andiamo. Ci aspetta nel luogo di consegna. Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poco. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Sali e vedi se il campo è libero. Un attimo, c'è una pattuglia là davanti. Bene, a posto, dai su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Questa pioggia non va bene. Beh, però ci lavo un po', eh. Sono fuori, finalmente. Di qua.
Merda, che sbocco che mi è venuto. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui era Mirek, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Cazzo! Pensavo l'avremmo solo legati o roba così. Guarda. Dici che vada già fregati? Che cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzata. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarla? Interessante la trama. Via. Vai, vai, sbrigati! Dietro di me. Presto. D'accordo, Ellie. Al mio segnale, corriamo. Al segnale, corro. Capito? Ora. Corro. Vabbè. D'accordo, al mio segnale corro. Al segnale corro. Ho già capito che starò qui 2 giorni per superare sta fase. Stai lontana dalla luce. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì, certo. Maledizioni sono ovunque. Soldati, là. Li vedo. Controllate i canali! Rimanete indietro. Non vedo niente. Sicuri che siano venuti di qua? Rimanete giù. Forza, ragazza. Terra!